Ciao ragazzi, ben ritrovati. Proseguiamo nella nostra serie riguardante l'aviazione generale. Questi video non saranno più intestati come Caspellain Virtual Aero Club, ma saranno intestati come Aviation Prestige. Cambia niente, cambia pochissimo, cambia solo la denominazione e, come avete visto, la sigla iniziale. Il perché di questa scelta: sapete che Caspellain Virtual Aero Club è al momento sospesa. Dipende dal fatto fondamentalmente che avevamo poche adesioni, purtroppo ho notato poco, scarso interesse da parte dei membri negli ultimi mesi, e come già fatto con i documentaria che sono diventati in viaggio correnti, facciamo anche con questa serie. Comunque non cambia assolutamente dal punto di vista del tipo di video e gli argomenti trattati. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo del motore aeronautico, il motore a scoppio. Proseguiamo, l'abbiamo già iniziato nella puntata precedente. Andiamo a vedere di che cosa parliamo oggi. In particolare voglio farvi osservare due cose. La logica ci suggerirebbe che la valvola di aspirazione si dovrebbe aprire durante la fase di aspirazione e precisamente dovrebbe cominciare l'apertura quando il pistone si trova nel punto morto superiore e chiudersi quando il pistone raggiunge il punto morto inferiore. Per quanto riguarda invece la valvola di scarico, ci aspetteremo che si apra durante la fase di scarico e in particolare inizi la sua apertura durante la fase di risalita dal punto morto inferiore a quello superiore e si chiuda quando il pistone raggiunga il punto morto superiore. Ma le cose non stanno esattamente così. Per quale motivo? Basta immaginare per esempio di prelevare un liquido tramite una siringa. È plausibile pensare che il liquido non si trasferirà istantaneamente dal contenitore all'interno della siringa, richiederà un certo tempo perché ha una viscosità, ok? Lo stesso vale per, e quindi questo accade nella stessa maniera, quando tramite il pistone io aspiro la miscela da bruciare. Lo stesso vale per l'emissione dei gas esausti, anche loro richiederanno un certo tempo per uscire. Come si ovvia questo problema? È chiaro che se io comincio a immettere miscela all'interno del cilindro e non considero questo tempo necessario, è chiaro che entrerà meno miscela di quella che mi serve e quindi il motore potrebbe avere dei cali di potenza, sicuramente avrebbe dei cali di potenza, quindi il problema lo devo ovviare. Come faccio? Beh, basta aprire la valvola di aspirazione un po' prima dell'inizio della fase di aspirazione. Si parla tipicamente di 12 gradi. Perché parlo di 12 gradi? Perché prendo come riferimento la rotazione dell'albero a camme. Albero a camme che andremo a spiegare tra poco e che è proprio quello che comanda l'apertura e la chiusura delle valvole. Alla stessa maniera, non chiudo istantaneamente la valvola di aspirazione alla fine della fase di aspirazione, ma la chiudo ben più tardi, tipicamente 55 gradi dopo la fine della fase di aspirazione. Analoghe considerazioni possono essere fatte per la valvola di scarico. La apro circa 60 gradi prima dell'inizio della fase di scarico, quindi ancora in piena fase di espansione, e la chiudo circa 10 gradi dopo la fine della fase di scarico. Quindi esiste un momento in cui le due valvole sono aperte contemporaneamente, sia quella di aspirazione che quella di scarico. Questo ulteriore accorgimento permette di favorire l'espulsione dei gas di scarico tramite l'emissione della miscela da bruciare. Quindi diciamo che col lavaggio, quello che si chiama lavaggio, consente di espellere i gas di scarico più facilmente tramite l'emissione della miscela che c'è ancora da bruciare. Il momento in cui l'arco di tempo, parliamo di un tempo in gradi, l'ho detto prima, in cui si ha l'apertura contemporanea di entrambe le valvole si chiama angolo di lavaggio. Ma chi muove le valvole? Chi le aziona? È l'albero a camme, un ingegnoso dispositivo che tramite degli eccentrici è in grado di far alzare o abbassare le valvole all'esatto momento in cui occorre. È chiaro che siccome abbiamo due file di valvole, sono due valvole per cilindro, avremo due alberi a camme. Nello spiegare la fase di scoppio, la fase di espansione, abbiamo parlato delle candele e di una scintilla. Chi origina questa scintilla? Si tratta dell'impianto di accensione, che non è assolutamente da confondere con l'impianto di avviamento di un motore, che è quello composto normalmente da un motorino e che trascina il motore fino all'avviamento appunto del motore stesso. Cuore del sistema sono i magneti.
I magneti sono dispositivi particolarmente sicuri perché sono svincolati dall'impianto elettrico principale del motore. Questo significa che se durante il volo, sto parlando di un aeroplano convenzionale come un Piper PA28, e se durante il volo avete una avaria all'alternatore o da qualunque altra parte che riguardi l'impianto elettrico principale, la cosa bella è che il motore continuerà a girare. Questo perché la sua accensione viene gestita in maniera autonoma, viene gestita dentro al motore stesso, quindi idealmente potreste, al di là di sensori, centraline e quant'altro, potreste scollegarlo elettricamente dall'impianto principale che il motore continuerebbe a andare, e da qui viene la particolare sicurezza. L'altro aspetto è che i magneti, per nostra fortuna, sono doppi, quindi sono ridondanti. In caso di avaria di un magnete, come vedremo, continuerà a funzionare l'altro magnete, garantendo che il motore stia in moto, con un piccolo di carro di giri, ma di questo ne parleremo. Andiamo a capire come è fatto un magnete. Un magnete per motori aeronautici è composto da un rotore, un magnete permanente, i cui poli, nell'esempio 4, si affacciano tra le espansioni polari di uno statore. È presente un avvolgimento primario e uno secondario con molte più spire. La continua rotazione del magnete permanente induce nel nucleo dello statore una continua variazione di flusso. Senza tale variazione il magnete non potrebbe funzionare. Come funziona il circuito primario? Allora, il circuito primario, quello dell'avvolgimento primario, può essere messo a massa, quindi disattivato, o dal selettore a chiave che c'è sul cockpit. L'interruttore è quello che, per intendersi, e comunque ne parleremo in procedure operative, che viene identificato come left, right, buff, okay? Viene messo a massa o tramite quello oppure tramite il ruttore. Il ruttore, che il cui nome fa un po' ridere, è un dispositivo che viene trascinato in rotazione dal motore stesso, e che cosa fa? Apre e chiude questo contatto. Massima attenzione! L'apertura e chiusura di questo contatto determina il fatto che il primario venga attivato oppure disattivato. In particolare, quando il ruttore è a riposo, questo contatto è chiuso, e quindi anche questo punto dell'avvolgimento si trova connesso a massa, quindi è disattivato. Ma l'apertura del ruttore, che avviene in un determinato momento che tra poco vediamo, comporta il fatto che il circuito primario venga effettivamente attivato, e quindi si scateneranno le cause che andremo a vedere fra poco. Parliamo inoltre di questo condensatore, che è posto in parallelo al ruttore. Che funzione ha? Beh, siccome qui entreremo in un discorso molto complicato che include la legge di Lenz per gli avvolgimenti, tra l'altro, se volete, vi invito anche a dare un occhio all'altra playlist che è nel mio canale, che è Electronic Prestige, e parleremo di queste cose, quindi magari dateci un controllino. E questo condensatore ha una funzione importantissima, è quella di smorzare l'arco che si verificherebbe ai capi del ruttore. Siccome al momento che noi andiamo a interrompere un circuito su un'induttanza, che è quella del primario, avremo un picco di tensione dovuto alla legge di Lenz, e quindi qui si potrebbe verificare un arco che lascerebbe questo punto a massa, impedendo il funzionamento. Il condensatore ha la funzione importantissima di eliminare appunto questo scintillio, bypassarlo e consentire il funzionamento corretto del ruttore. Di fatto, comunque, quello che importa capire, come vedremo nei grafici tra poco, è che durante l'apertura e la chiusura del ruttore continui si verificano degli impulsi sul primario. Ecco, ora se andiamo a visualizzare cosa accade precisamente al flusso e alla corrente nel circuito primario, a seconda della posizione che ha assunto il magnete nei confronti dello statore. Allora, se ricordate l'animazione che abbiamo visto prima, la rimettiamo in sovraimpressione, il flusso diventa minimo quando il magnete è messo in maniera perpendicolare, si annulla e ridiventa massimo, e così via. Che cosa succede alla corrente che circola nel primario? Fa uno scherzo di questo tipo. Ripeto, non voglio entrare nelle considerazioni
nelle considerazioni fisiche di cosa accade, prendetelo con le pinze, ok? Giusto per capire come funziona il circuito. Lo approfondiamo, se volete, ci arriviamo anche in Electronic Prestige. Quello che importa capire è che la corrente nel primario aumenta fino a raggiungere un valore massimo che è più o meno in corrispondenza del momento in cui il magnete si trova perpendicolare. La corrente collassa a zero, successivamente ricresce in senso negativo, chiaramente si inverte. E collassa zero e così via. Questo è l'andamento della corrente. E abbiamo più o meno inquadrato quello che accade nel primario. Adesso andiamo a analizzare che cosa succede nel circuito secondario. Il circuito secondario invece viene connesso alternativamente sulle quattro candele tramite un distributore, che non è altro che un sistema in grado di mettere in comunicazione il secondario con ogni singola candela. Anche questo chiaramente deve girare a tempo, diciamo così, in sincronia con il resto del motore. Quindi l'alta tensione, che normalmente è qualche decina di migliaia di volt, è necessaria a fare scoccare la scintilla in qualche millimetro, è chiaro che deve essere messa in comunicazione con la candela 1, la candela 2, la candela 3 e la candela 4. Qual è il momento migliore per far scoccare la scintilla? Se avete nozioni di elettrotecnica, è normale comprendere che il momento migliore per far scoccare la scintilla è quello in cui si ha la massima corrente, la massima variazione di corrente nel minor tempo possibile per la legge di Lenz sul primario. Quindi, al momento che la corrente viene interrotta nel primario, si ha la massima variazione di corrente nell'unità di tempo e quindi si ha la massima tensione. Quello è il momento in cui interrompere, è il momento in cui far scoccare la scintilla sulle candele. Ok, una precisazione importante che riprenderemo poi a procedure operative. Poco fa ho detto che c'è un selettore a chiave sul cruscotto che riporta le posizioni off, left, right, buff, che vogliono dire appunto spento, sinistra, destro o entrambi. Questo selettore ha un'importanza fondamentale perché consente di verificare l'efficienza di entrambe le file di magneti. Abbiamo detto che sono ridondanti i magneti, quindi ci sono due file chiamate fila a sinistra e fila a destra, e una delle prove che si fanno, che vedremo appunto dettagliatamente a procedure, è quella di mettere a massa una delle due file per volta. Perché si fa? Perché mettendo a massa una fila di magneti è possibile verificare se l'altra funziona. In particolare, che cosa si fa? Si porta un motore a un certo numero di giri prescritto dal manuale del pilota, dal manuale operativo, che normalmente è su 1800-2000 giri. Si alza in modo che sia più apprezzabile la differenza. E poi cosa si fa? Si mette a massa una fila e si deve vedere un calo, perché indubbiamente con una fila di magneti in meno il motore è meno efficiente. Se questo calo non si vede, vuol dire che c'è qualcosa che non va sui magneti e quindi automaticamente non si può andare in volo. Si fa la prova prima mettendo a massa una fila, poi mettendo a massa l'altra. È chiaro che quando metto il selettore su left sto mettendo a massa la fila di destra e sto lavorando solo con la fila di sinistra e viceversa. Prima del decollo, ovviamente, bisogna accertarsi che il selettore sia bot in modo che tutti i magneti siano inseriti. Si fa questa prova, si verifica quindi che ci sia un calo dal regime con entrambi i magneti al regime con una sola fila di magneti, e poi si controlla effettivamente quando si è messo a sinistra e a destra quant'è la differenza tra le due file dei magneti, cioè di quanto è calato. Per esempio, su left è calato di 100, su right di 125, ci siamo, vuol dire che i due cali si differenziano tra loro tra 25 RPM. Quindi questo poi va verificato col manuale di volo, ma ne riparleremo, lo volevo solo precisare. Prima di chiudere questa video lezione, vi volevo sottolineare l'importanza del fatto che la candela non viene, come abbiamo visto di fatto anche con le valvole, no, dal comportamento ideale che ci aspettiamo, dobbiamo fare delle variazioni per andare incontro agli aspetti pratici della cosa. Lo stesso avviene per la candela, per il momento in cui viene fatta scoccare la scintilla. Il sistema, benché, come abbiamo detto, la scintilla scocca al momento che viene aperto il rotore, quindi
poco dopo, anzi essere più precisi, quando è massima la corrente raggiunta nel ramo e quindi quando l'induttanza è maggiormente magnetizzata, maggiormente carica. Parlo dell'induttanza del primario del magnete. Ma la cosa importante è considerare che la benzina, la miscela più precisamente, per incendiarsi richiede un tempo, la fiamma per propagarsi lungo il cilindro richiede un tempo. Quindi si calcola normalmente un anticipo di circa 20 gradi prima, sempre 20 gradi riferiti all'albero a camme. Ora, siccome il regime di rotazione dei motori aeronautici, parlo di macchine a pistoni convenzionali, è abbastanza uniforme, nel senso che durante il volo si passa da 2100-2200 a 2400-2500 giri, lasciando stare i momenti della salita e della discesa, quindi c'è poca variazione operativa nel range e quindi l'anticipo si è preferito non complicare le cose, come accade per esempio nelle auto, si è preferito lasciarlo costante e dire ok, l'anticipo è fisso, lo regoliamo a 20 gradi. E sarebbe logico anche osservare una cosa, perché quando il magnete poi gira a basse velocità, che cosa succede? Succede che di fatto il magnete perde un po' di efficienza. E questo può comportare problemi soprattutto durante l'avviamento del motore, anche perché poi durante il volo non è che col motore scendiamo a 500 giri, no. Come durante il rullaggio, per esempio, facciamo 1000 giri, ma è chiaro che tipicamente, ma è chiaro che al momento che mettiamo in moto il motore, i giri sono bassi, perché il motorino avviamento non lo fa girare chiaramente a piena velocità e quindi il magnete non ce la farebbe a mettere in moto a generare una scintilla sufficiente per fare detonare la benzina, per fare esplodere la benzina e quindi mettere in moto il motore. Esiste un dispositivo chiamato snapper coupling, ho chiamato in italiano accoppiatore d'impulso. Questo è un dispositivo che cosa fa di fatto? Di norma viene montato su una fila, se non ricordo male, la sinistra. E che cosa fa questo dispositivo? Alle basse velocità, quindi quando stiamo aumentando, mettendo in moto il motore, per esempio, accelera lui il magnete. Quindi viene impresso al magnete una rotazione tale da poter essere sufficiente per generare la scintilla. E quando il motore viene trascinato finalmente che si avvia e raggiunge una certa velocità, tramite un sistema interno, un sistema centrifugo, questo accoppiatore viene escluso e smette di funzionare. Quindi è un ausilio che viene dato, l'accoppiatore d'impulso è molto molto utile. Bene ragazzi, anche per questa video lezione è tutto. Io, se ancora non l'avete fatto, vi invito a sottoscrivere il canale, cliccate sulla campanella per restare aggiornati, vi lascio il mio indirizzo di posta elettronica per qualunque dubbio e mi raccomando, mettete un pollicione, ci dovete aiutare a crescere il più che potete, ok? Grazie, alla prossima video lezione.